Abbiamo appreso nelle ultime ore i dati del bilancio di Cossato, uno tra i primi a eh, così, presentarlo al prossimo Consiglio. Tante però le opere che sono in cantiere. Così. Sì, eh, abbiamo un carnet di opere pubbliche piuttosto importante. Proprio questo ci ha portato a chiudere il prima possibile questo bilancio per avere risorse per portare avanti questi progetti. Prima di tutto. Anche perché fa parte di un progetto di rigenerazione urbana e di riqualificazione del nostro tessuto urbano, eh, vorremmo, come sapete, spostare gli uffici nel palazzo Agorà, e questo è il primo forse passo per una riorganizzazione di tutto il tessuto urbano di Cossato. E poi si parla anche di sport, si parla di viabilità, insomma, tante le idee. Sì, eh, abbiamo tante idee, nel triennale sono previste tantissime opere, sempre nel 2022 dovremmo portare a compimento la ristrutturazione della Manica del Torchio, ci sarà la riqu riqualificazione della Palestra Guggia, insomma tanti interventi che speriamo e siamo sicuri potranno migliorare la qualità della vita dei Cossatesi. Anche Villaranzoni? Anche Villa Ranzoni è, è appunto eh, la manica del torchio in cui noi vorremmo spostare la sala consigliare e è previsto negli anni futuri, nel 2024, anche la rigenerazione del parco esterno, eh, una riqualificazione che dovrebbe dare ancora più prestigio a questo gioiellino di Cossato.